Buonasera, abbiamo qui con noi Alice Spadoni, una giovane studentessa di Scienze della Comunicazione, appena 19enne, che ha scritto il suo primo libro e le è stato pubblicato. Una grande soddisfazione per lei, ha scritto un romanzo storico intitolato La moglie. Alice, ce ne vuoi parlare? Di cosa parla questo romanzo? Buonasera. Sì, allora, per me è stata una grandissima soddisfazione pubblicare un libro a 19 anni. E il libro parte in agosto, racconta la storia di un mese, il mese in cui Lucrezia viene a sapere dal padre che dovrà sposare un uomo che lei non conosce, quindi lei non lo può amare. E inizialmente arrabbiata con il padre decide di non sposarsi, però poi capisce la situazione, capisce che quello che fa il padre per lei lo fa solamente per il suo bene, ma anche per l'amore di Firenze. Come ben sappiamo, Lorenzo il Magnifico amava la sua città forse anche più dei suoi figli. E tutto quello che fa lo fa proprio per Firenze. E come ti è venuto in mente di scrivere proprio un libro su Lucrezia de' Medici? Sì, allora volevo scrivere un libro che trattasse di una figura femminile. E facendo delle ricerche ho scoperto che la primogenita di Lorenzo era proprio una donna e che si era sposata a 16 anni. La storia è venuta da sé, diciamo. Ovviamente personaggi, datazioni, luoghi sono reali, ma il racconto è frutto di fantasia, quindi non so realmente lei come abbia reagito alla notizia del matrimonio. Diciamo che appunto è venuto tutto fuori da sé, scrivendo. Tra l'altro sono temi attualissimi, esatto. Non qui da noi, però in altre parti del mondo usa ancora il matrimonio combinato. Esatto, ci sono purtroppo ancora tante realtà culturali dove il padre, comunque i genitori, combinano i matrimoni dei loro figli solamente magari per interessi economici. La storia appunto tocca tantissimi temi, non solo quello del rapporto che ha Lucrezia con il padre, giusto? Esatto, sono tantissimi temi trattati nel libro, come detto te, il rapporto padre-figlia, ma anche il rapporto magari tra fratelli, oppure anche un amore extraconiugale, quello di Lorenzo con Lucrezia Donati. Un amore difficile, quindi quello tra i genitori della stessa Lucrezia, quindi i temi sono vari e escono poi piano piano nel libro. Diciamo che comunque il filo che lega tutto il libro è proprio l'amore. L'amore per un padre, l'amore per un'altra donna, per un uomo. Quindi il tema è l'amore. Esatto. E immagino sia stata una grandissima soddisfazione per te arrivare a pubblicare il tuo primo romanzo a 19 anni. Ci vuoi raccontare un po' com'è andata? Sì, io ho scritto questo romanzo quando avevo 17 anni. Ero ancora al liceo e diciamo mi è sempre interessata la famiglia Medici e quindi ho fatto delle ricerche, ho letto dei libri e ho deciso così, anche per gioco, di scrivere. E solo dopo averlo ricontrollato, dopo aver diciamo preso coraggio, l'ho spedito a varie case editrici e proprio Porto Seguro, che fra l'altro vorrei ringraziare, ha deciso di pubblicarlo e per me è stata una gioia. Immagino. Hai altri progetti diciamo in ballo? Hai altre pubblicazioni in programma? Sì, diciamo che qualcosa c'è. Ho scritto già qualcosa, però adesso è presto ancora. Magari il prossimo anno. Per ora ci concentriamo su questo. C'è un passaggio particolare del libro che ti piace o che comunque ti è caro? Sì, diciamo che diciamo, le parti che forse mi piacciono di più sono quando Lucrezia diciamo, percorre questo viaggio con Lorenzo in Toscana, prima del matrimonio, e diciamo, i due entrambi riescono ad aprirsi uno di fronte all'altro, e poi anche la parte finale. Che però non dico. Giustamente, perché bisogna leggere il libro per conoscere il finale. E ci sono, insomma, hai qualche curiosità mentre lo scrivevi? C'è qualche aneddoto particolare che ci vuoi raccontare? Ma guarda, quando lo scrivevo nessuno sapeva che stessi scrivendo un libro. Quindi, insomma, un progetto segreto. Esatto, fino all'ultimo. Diciamo, i miei genitori l'hanno scoperto quando l'avevo concluso e i miei amici pochi giorni prima della pubblicazione, quindi nessuno lo sapeva. Quindi hai tenuto tutto, tutto nascosto. Tutto super nascosto. Esatto. E
diciamo, è la tua grande passione scrivere, infatti vorresti fare anche la giornalista, esatto. Ci puoi raccontare sì. qualcosa? Diciamo che a me è sempre piaciuto scrivere e mi piacerebbe tantissimo diventare giornalista e magari anche continuare questo percorso di scrittrice, e ringrazio comunque anche Antenna 3 per l'opportunità che mi sta dando. Dove possiamo trovare il tuo libro? Allora, il mio libro si può trovare ovviamente in libreria preordinandolo e anche su Amazon preordinandolo. E allora grazie Alice, e grazie per essere stata qua con noi, e alla prossima, speriamo di poter fare un'altra intervista per il tuo prossimo libro. Speriamo, grazie mille.